Ed eccomi con un altro poldo. Adesso parliamo di poldo fantasia. Come vedete, la base è sempre quella. Poldo fantasia è composto da il corpo, la lama, e anche la lama si smonta, la parte dei dentini, come vedete, da questi ganci che sono sia da una parte che dall'altra. Schiacciando la lama si toglie per una perfetta pulizia. Sapete che se rimangono residui di cibo o di acqua si formano le muffe portano batteri. E poi c'è la maniglia, che è uguale al poldo grattugia e agli altri poldo che c'erano prima, e le tre lame. Perché? Perché con poldo fantasia possiamo tagliare le verdure e anche la frutta a spaghetti, a tagliatelle e a spirale. E io adesso cercherò di farvele vedere tutte e tre. Allora, innanzitutto la base, la nostra lama, non la base, come vedete ha questo dentino centrale che è quello dove andiamo a infilzare la nostra verdura. Allora, per prima cosa agganciamo il corpo, esattamente come per Olivia. Quindi lo andiamo ad inserire fino alla fine, dopodiché ruotiamo la nostra manovella. E la nostra base è bella salda. Poi inseriamo la lama semplicemente così e ci agganciamo la manovella che è come una vite, va semplicemente avvitata. Ecco fatto, senza sforzare, senza nulla. Come si inseriscono questi? Nella base del poldo fantasia, qua ne vedete uno, ma ce n'è un altro anche di qua, vanno inseriti questi due dentini, ovviamente dalla parte interna. Così, e sentite, tac, così è agganciato. Dopodiché prendiamo la nostra verdura. Io in questo caso ho una zucchina, non ho tolto il piciorlo perché adesso vi spiego mentre vado a tagliare la zucchina. La accorcio un pochino perché è troppo lunga e vi faccio vedere proprio la parte del piciorlo. Il piciorlo lo vado ad infilzare dove ci sono le lame. Anzi, prima infilzo la parte iniziale nel punteruolo che vi ho fatto vedere prima. La parte con le lame la vado proprio a spingere contro. Dopodiché posiziono la manovella sul lucchetto, in questo modo. E non devo fare altro che girare la mia manovella. Ed ecco qua le vostre zucchine perfettamente tagliate. Quando la zucchina sta per finire, non c'è il rischio che le lame vadano a scontrarsi e quindi a rovinarsi, perché vi faccio vedere. Quando la zucchina, scusate, sta per finire, Poldo Fantasia si blocca in automatico. Guardate che spettacolo. Ecco, si è bloccato. Voi cosa dovete fare? Un altro piccolo giro. Si sblocca automaticamente e così vi rimane solo ed esclusivamente il piciorlino che andrete a buttare e non sprecate neanche un pezzetto di zucchina. E queste sono le vostre zucchine a tagliatella. Adesso poi vi farò vedere la differenza tra tagliatella e spaghetto. Quindi per rimuovere la lama basta premere questa linguetta e rimuoverla. È facilissimo e le lame non vanno in lavastoviglie. Ora utilizziamo l'altra lama che è a spaghetto. Stesso procedimento, infiliamo i dentini e sentiamo il tac. Prendiamo un altro pezzo di zucchina, la infilziamo nella punta e andiamo a bloccarla con la nostra lama. Blocco e giro. Ed ecco i nostri spaghetti di zucchine. Anche in questo caso si andrà a bloccare. La lama, ecco che si è bloccata, fatto un altro piccolo sforzo e la nostra verdura si taglia. Ecco la differenza, queste sono le zucchine e le spaghetti e queste sono le tagliatelle. Vedete che proprio hanno uno spessore diverso. Mentre la terza lama andiamo a fare le verdure a spirale. In questo caso utilizzerò una patata che non l'ho presa, adesso la prendo subito. Stessa cosa. Per agganciarla, arrivo subito che prendo una patata. Eccomi qua. Anche in questo caso non sto qui a bucciarla. Quindi, sempre prima infilzo il punteruolo e poi vado a bloccare la mia patata con le lame. Blocco il poldo e giro. Ed ecco la nostra spirale. È fantastico. Poldo Fantasia è meraviglioso. E anche in questo caso, patata finita, maniglia bloccata, la sblocco e lei si taglia da sola. Ed ecco la vostra spirale. È meraviglioso. Come vedete, è facilissimo da utilizzare.
cosa non va in lavastoviglie? Le tre lame e la parte della lama del nostro, della nostra, appunto, la lama centrale, questa, che potete tranquillamente, come vi ho fatto vedere, rimuovere e lavarla a mano con una spazzolina, perché attenzione, perché è molto molto tagliente. Cosa dirvi? È un prodotto spettacolare. Volendo, quando fate le spirali, potete infilzare in questo buchino uno stecchino di quelli lunghi. La vostra patata andrà ad attorcigliarsi direttamente sopra lo stecco. Purtroppo non ho questi stecchi a portata di mano da farvi vedere, ma ve l'avrei fatto vedere molto volentieri. Comunque vi faccio rivedere la tagliatella, lo spaghetto, vedete che è proprio più fine, e la nostra bellissima spirale, che è meravigliosa. Ecco fatto. Lo trovate in catalogo e se lo voleste al 50% di sconto, ditemelo che vi spiego come fare. A tra poco con un'altra.